Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola all'onorevole Farage. Thank you. Well, whilst we Dalla settimana scorsa si continua a parlare di Brexit. I cittadini europei non so se hanno interesse a quello di cui si discute. I cittadini europei rimarrebbero stupiti della presenza di Juncker in quest'aula senza tenere conto e senza sprecare una parola di quello che è successo in uno dei paesi dell'Unione Europea. Questa è la democrazia, mi dicono. Io ho voluto la Brexit perché il sistema legislativo per cui la Commissione ha il monopolio dell'iniziativa è qualcosa che secondo me minaccia e distrugge l'idea stessa di democrazia. L'Unione Europea l'ho definita ademocratica, non democratica, ma anche nelle mie peggiori critiche avrei mai potuto immaginare che avremmo visto la polizia di uno Stato membro dell'Unione Europea ferire 900 cittadini per impedire loro di esprimere il proprio voto. Che quel referendum fosse o meno legale in Catalogna, credo che i cittadini possano avere il diritto ad esprimere la propria opinione. Abbiamo visto sparare proiettili di gomma, tirare donne per i capelli e nessuno ha aperto bocca. Nonostante si continui a difendere lo Stato di diritto, questa Unione Europea è disposta a chiudere un occhio, ma vi immaginate se dei poliziotti britannici avessero reagito nello stesso modo nei confronti di qualche manifestante scozzese o di qualche manifestante per la Brexit? Tutti avrebbero alzato la voce e inneggiato allo scandalo, e in questo caso invece nessuno spreca neanche una parola.